Pro Salute, il podcast della sana informazione. Bentrovati a tutti, qui Nico Parente dalla redazione di Web Salute, oggi 1 dicembre 2021, quindi tra le notizie principali del giorno, scuola e misure anti-Covid, World AIDS Day, disabilità, Super Green Pass, guida e alcol, Covid e animali. Dietro front quindi del governo sul fronte della scuola, non si tornerà più in DAD in caso di presenza di un solo alunno contagiato, come ha precisato il governo, spiegando che alla luce della situazione epidemiologica attuale, dopo necessari approfondimenti, continuano quindi ad avere valenza le precedenti regole sulla quarantena in classe. In tutto il mondo si dedica la giornata del 1 dicembre alla lotta contro l'infezione da HIV. La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani non manca all'appello e lancia un'allerta, suggerendo che ancora la metà delle persone giunge alla diagnosi troppo tardi. Pertanto, la ripresa delle attività di screening è al momento, secondo i farmacisti italiani, una vera e propria priorità. Si chiama Disability Card ed è lo strumento attraverso il quale 4 milioni di italiani con disabilità potranno portare con sé in modo semplice e rapido tutti i documenti necessari senza più faldoni di carta. A presentare la Disability Card questa mattina è stata la ministra per la disabilità Erika Stefani, insieme al presidente INPS Pasquale Tridico e al presidente Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Stefano Imperatori. Questa card, ha spiegato la ministra, va a sostituire tutti i certificati cartacei, portando semplificazione, sburocratizzazione e digitalizzazione anche nella vita delle persone disabili che, più di altre, devono fare i conti con la burocrazia. D'ora in poi, quindi, sarà sufficiente mostrare la tessera che consentirà a queste persone di accedere a beni e servizi. Sappiamo veramente cos'è il Super Green Pass, ossia il super certificato che entrerà in vigore a partire dal 6 dicembre? Lo spiega il sito paginemediche.it. Da un lato, dunque, abbiamo il Super Green Pass, anche detto rafforzato, che è valido quindi per chi si è vaccinato o è guarito da Covid-19 nella durata di 9 mesi. Dall'altra parte c'è invece il Green Pass base, rilasciato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico negativo e che ha validità rispettivamente di 72 e 48 ore. Quest'ultimo, con l'introduzione al Super Green Pass, potrà essere utilizzato soltanto per andare al lavoro. In pratica, per chi ha completato il ciclo vaccinale, potrà essere utilizzato la vecchia certificazione, che verrà aggiornata automaticamente dal sistema. Se la persona invece poi non farà la terza dose, 9 mesi dopo il Super Green Pass non sarà più valido. Secondo il sito Alimenti e Salute, dai dati passi 2017-2020, 7 intervistati su 100 hanno guidato sotto l'effetto dell'alcol in 30 giorni precedenti all'intervista. Inoltre, altre 5 persone su 100 hanno invece dichiarato di essere state trasportate da un conducente poiché avevano alzato un po' troppo il gomito. Invitiamo, come sempre, alla massima prudenza quando si guida e a non fare uso e abuso di alcol. La SARS-CoV-2 può infettare gli animali domestici? Da tempo ci si pone questa domanda. La risposta arriva all'Istituto Profilattico delle Venezie. Sebbene SARS-CoV-2 sia con molta probabilità originato da un animale, oggi l'epidemia è sostenuta esclusivamente dalla trasmissione del virus tra uomo e uomo o tramite il contatto con oggetti contaminati, senza quindi il coinvolgimento attivo di animali. Tuttavia, la situazione è in rapida evoluzione e gli studi epidemiologici e virologici progrediscono velocemente, quindi bene controllare costantemente ogni aggiornamento scientifico. Anche se non è ancora chiarito se i nostri animali possono ammalarsi di Covid-19, in caso di infezione, comunque, suggeriscono gli esperti, è meglio limitare i contatti al minimo indispensabile, esattamente come si deve fare per tutti gli altri membri della propria famiglia, cosa comunque consigliabile da fare in qualsiasi forma di malattia. È sempre raccomandabile inoltre mantenere un alto livello di igiene lavandosi sempre le mani prima e dopo aver toccato l'animale domestico. E per oggi è tutto, come sempre vi diamo appuntamento domani alle 19. Grazie per essere stati con noi e con Po Salute, il podcast della sana informazione.